Chiedo subito a lei un giudizio su questa partita, se la vittoria del Pescara è stata meritata o se lei pensava nel finale di pareggiarla questa gara. Ma io pensavo anche di andare il primo tempo sul riposo in vantaggio e di non rientrare in campo il secondo tempo andando subito in svantaggio, perché c'è da dire che sicuramente ai punti probabilmente avremmo meritato noi, però non si può parlare di vittoria immeritata del Pescara, perché questo è uno sport dove anche la malizia, l'esperienza hanno il suo peso, e noi purtroppo negli episodi siamo stati un po' ingenui, perché abbiamo praticamente permesso nell'arco di tutti i 95 minuti al Pescara di giocare sulle nostre disgrazie, su passaggi sbagliati, in costruzione, con la squadra in uscita, insomma ci abbiamo messo tanto del nostro, seppure una buona prestazione, anzi un'ottima prestazione considerando il valore dell'avversario, perché qui comunque Pescara farà sicuramente un campionato diverso rispetto al nostro. Il rammarico più grande è proprio quello, cioè di aver giocato a viso aperto, di aver fatto la partita, di aver creato tante occasioni e purtroppo di essere stati ingenui negli episodi dei calci di rigore. Lucarelli, lei sportivamente non ha parlato anche del fatto che questa sera c'erano tanti assenti nella sua squadra, una difesa rabberciata, 5-6 giocatori fuori, Giannetti infortunato alla fine del primo tempo, il Livorno al completo probabilmente riuscirà a fare un campionato di media alta classifica, lei vola basso, però insomma questa squadra questa sera aveva tanti giocatori assenti e un paio in campo in condizioni non proprio ottimali, giusto? Sì, però io non sono uno che mi piango addosso. Sono contento degli uomini che hanno sostituito quelli che non hanno potuto giocare. C'è da dire che in diversi momenti della partita queste assenze non hanno influenzato il risultato. È vero che siamo in un paese dove si cerca sempre gli alibi, però ripeto, io sono più per valorizzare quei ragazzi che oggi si sono fatti trovare pronti e che hanno dimostrato di poterci avere la sua, diciamo, il loro spazio in un campionato importante come quello di Serie B. Le scuse a me non mi piacciono, eravamo 11 e ci siamo giocati la partita.